Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emilio Colarusso, che mi chiede di parlare del film di Robert Altman del 1970, MASH. MASH è una commedia eccezionale, un film, un capolavoro, come quasi tutta la filmografia di quel genio che era Robert Altman, uno dei migliori registi del mondo, uno dei 10 registi probabilmente più importanti americani dei suoi tempi. Questa MASH è una commedia che gioca molto sul trittico guerra, risate e morte, che è una cosa molto strana, insomma. Un film molto particolare, questo è 1970 di Altman, che lo voleva ambientare in Vietnam ma gli fu proibito dai produttori, quindi lo ambienta in Corea. Ed è la storia in realtà di un gruppo di medici da campo che lavorano per salvare le vite, appunto, dei soldati della guerra in Corea. In mezzo a tutto questo però i nostri in realtà sono comandati dal colonnello Harry Blake, che in realtà lascia tutto molto alla carlona: sesso, casini, feste, alcol, ribotte, tutto circondato però incredibilmente da sangue, da operazioni, da guerra e da cose serissime. Quindi in questo MASH il nostro Altman riesce a mescolare un certo tipo di goliardia e riesce a far ridere su qualcosa amaramente che stava in realtà criticando in modo aspro all'interno del film, ovvero la guerra del Vietnam e le guerre in generale. In questo gruppo di attori fenomenali, Donald Sutherland, Tom Skerritt, Robert Duvall, Elliot Gould, Cyril Kellerman, insomma, fra gli altri, era veramente un cast gigantesco. Insomma, Altman butta giù un film dissacrante su tutto, contro la religione e il suo essere così bigotta per natura, insomma, verso il perbenismo e i ben pensanti, che poi sono quelli che in realtà vorrebbero trasgredire e che trasgrediscono di più, però moralizzando sugli altri. Praticamente niente della società americana viene risparmiata, dal football alle docce delle ragazze nude. Insomma, qui viene una parodia, quasi una commedia che cerca di far ridere sulla cosa che invece era terribile, ovvero tutti i cadaveri dei corpi dei soldati giovani americani che tornavano nelle bare dal Vietnam come nulla fosse. E un film come questo esorcizzava anche un certo tipo di paura, però lo faceva attaccando a testa bassa. E inoltre Altman, dal grande regista qual è, non lascia da parte una musica eccezionale, un montaggio fantastico e un utilizzo dei mezzi cinematografici a livelli estremi. Cioè, qui siamo di fronte a uno che anche a livello di messa in scena, di forma, riesce a donare originalità a questo grandissimo film. Le gag sono fantastiche, si ride a denti stretti, proprio perché si riesce a capire l'amarezza con la quale anche Altman stesso dovrebbe aver girato questo film, proprio perché, insomma, lui voleva fare questa allegoria sul Vietnam così forte. Avendola spostata in Corea, forse l'allegoria è ancora più potente di quello che poteva sembrare così direttamente. Insomma, in conclusione, un film meraviglioso, un capolavoro, uno dei tanti del grande Altman, un film del 1970 che è pari uscito oggi, anche per i dialoghi, per come Altman li ha scritti, per come ha messo in realtà un sistema diverso di inanellare le gag, anche i tempi comici che sono completamente diversi da quelli del solito, eppure beccati alla grande. Quindi per me è un film d'avanguardia, anche un film sperimentale, un film che è diventato un blockbuster e che ha creato addirittura una serie TV, che è incredibile, da Altman. Altman purtroppo è scomparso, ma ci ha lasciato tantissimi i suoi film e prima o poi dovrò monografarlo a modo, perché è veramente un genio di quelli che non si vedono quasi più, e questo MASH è qui a dimostrarlo.